università. Fatto il punto della situazione col Consiglio e abbiamo deciso di proseguire nelle discussioni con Santander. Come siamo arrivati a questa decisione? Diciamo che in realtà, come sapete, eravamo partiti anche con l'ipotesi di private equity. Tra l'altro colgo questa occasione per ringraziare sia CVC che Advent per la grande disponibilità e interesse che hanno dimostrato in queste discussioni, interesse per Pioneer. Poi nel tempo si è sviluppata sempre più questa opportunità, diciamo, industriale, rappresentata da Santander, e gradualmente abbiamo fatto nostra questa idea. Quindi la decisione di dare preferenza a un partner industriale, che ci porta, se le cose ovviamente si concluderanno positivamente, alla creazione di una società di asset under management con 350 miliardi di masse gestite, che vuol dire essere tra le prime 15 società in Europa e tra le prime 25-30 al mondo. Una società che nasce grazie a un fit, diciamo, geografico e di business invidiabile, sono assolutamente perfettamente integrabili, quindi anche con potenziali sinergie importanti, con una rete distributiva di oltre 21.000 sportelli, geograficamente appunto presenti soprattutto in Europa e in Sud America, più la presenza di Pioneer in US. Infine, cosa importante, la possibilità di crescere nel futuro, di sviluppare ulteriormente il business, quindi abbiamo un obiettivo strategico di ulteriore crescita, quindi un progetto industriale che non si ferma con questa potenziale integrazione, ma che andrà avanti nel tempo puntando soprattutto sul business dei cosiddetti istituzionali. Da ultimo, è chiaro che non posso dire numeri, ma anche il prezzo offerto da Santander era migliore rispetto a quello dei private equity. Però quello che voglio sottolineare con forza è un progetto industriale che si vuole creare, quello di creare appunto una società con dimensioni importanti, una società globale con obiettivi ambiziosi di ulteriore crescita. Saremo alla compagine, diciamo, societaria, sarà composta inizialmente su basi paritetiche tra noi, Santander e due fondi che già erano in SAM, che è il asset under management di Santander, ovvero Warburg Pincus e General Atlantic. Poi, come sempre, i fondi in X anni a venire usciranno, quindi si presume che ci sarà un exit probabilmente tramite un IPO, e a quel punto rimarrà una società quotata con due azionisti strategici paritetici, che sono Unicredit e Santander. Quindi un'operazione, ripeto, da portare avanti, da finalizzare, ma la decisione di oggi è di negoziare da oggi in avanti con Santander. In esclusiva, scusi. Diciamo, arriverà poi, il processo è appena iniziato, quindi ovviamente si andrà anche in quella direzione, ma non parleremo altro che con Santander, nella sostanza è esclusiva. Lo facciamo, torno a dire, per
un obiettivo ambizioso industriale, l'impatto sul capitale è più o meno quello che siamo sempre detti, quindi intorno ai 20-25 basis point, ma è tutto da finalizzare in base a quello che saranno poi le condizioni finali, insomma, del deal, sempre come mi auguro che il deal venga poi finalizzato. Quindi siamo, diciamo, soddisfatti di quello che è avvenuto fino ad oggi, abbiamo fatto una negoziazione molto ferra con tutti, poi ha prevalso questo aspetto di progetto progettuale che è molto importante. Abbiamo sempre detto che per noi l'asset management è strategico, abbiamo sempre detto che eravamo disposti a rinunciare al 100% a fronte di un progetto di grandi prospettive, e questo è un progetto di grandi prospettive che ci proietta insieme ai nostri futuri partner in una dimensione decisamente globale, direi invidiabile. Sono tempi, sono due ovviamente, signing e poi closing. Il signing stimiamo che possa avvenire entro novembre. Il marchio rimane pari? Sono tutti punti da discutere durante le prossime settimane.